da una parte soddisfatti per il risultato della Cristina Marroni e del 9,1% preso, e parzialmente insoddisfatti perché i candidati principali non sono andati al ballottaggio. Perché se loro fossero andati al ballottaggio, le idee portate avanti dalla Cristina Marroni e dalle liste collegate avrebbero avuto un maggior peso. Siamo soddisfatti perché il tema principale di questa campagna elettorale è stata l'ubicazione del nuovo ospedale. E il sindaco, nel famoso convegno, ha fatto una promessa solenne ai cittadini teramani, che l'ospedale resterà a Villa Mosca. Noi non abbiamo motivo di dubitare della parola del sindaco, perché essendo un galantuomo credo che manterrà la parola e quindi il sindaco, l'ospedale verrà ubicato a Villa Mosca. C'è però un problema, che i consiglieri comunali, nessuno dei consiglieri comunali dei due centrodestra e centrosinistra, si sono espressi sulla localizzazione. Quindi loro potrebbero essere liberi di poter decidere come vogliono, perché non hanno promesso come ha promesso il sindaco. Ma in quel caso, se il consiglio comunale dovesse decidere di scegliere Piano Daccio, il sindaco che ha fatto una promessa di mantenerlo a Villa Mosca sarà in grado di continuare a mantenere quella promessa? O verrà sfiduciato praticamente in via teorica dalla sua stessa maggioranza. E io credo che nel momento stesso che si dovesse verificare il caso che la maggioranza del Consiglio dovesse decidere Piano Daccio, io credo che ci sia una sfiducia di fatto nei confronti di quello che il sindaco ha promesso nei confronti dei cittadini. Quale futuro per Area Biancorossa? Aria Biancorossa continuerà la propria battaglia sui temi specifici. Il tema dell'ospedale, noi abbiamo avuto il coraggio di portarlo all'interno, come dopo l'esperienza del comitato Promazzini, noi l'abbiamo trasferito in un movimento civico e con il movimento civico cercheremo di portare avanti i temi per la nostra città.